Buonasera e benvenuti al notiziario della Cooperazione, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Ormai da diversi mesi è scattato in Italia l'allarme povertà. I dati pubblicati dall'Istat oggi confermano la necessità di un intervento da parte del governo sul tema del contrasto all'indigenza. Nei giorni scorsi il ministro Poletti ha lanciato un piano da 1 miliardo che dovrebbe diventare operativo nel mese di settembre. Secondo l'Istat, a fine 2015 sono 4.598.000 le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Si tratta del numero più alto dal 2005. L'aumento maggiore delle difficoltà economiche riguarda le famiglie con 4 membri, le persone che vivono nelle grandi città e i giovani. Preoccupa anche il fatto che la povertà sia aumentata in quelle famiglie dove la persona di riferimento è occupata. Questo vuol dire che nonostante ci sia stata una crescita degli occupati nell'ultimo anno, non c'è ancora una tutela adeguata del reddito. I crescenti flussi migratori hanno portato le istituzioni nazionali e sovranazionali ad interrogarsi sulle politiche di accoglienza. Il 28 luglio l'ANCI dovrebbe approvare delle modifiche sostanziali allo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che oggi fornisce attività di accoglienza, formazione ed inserimento lavorativo ad oltre 20.000 migranti. Si tratta di un sistema che si muove su più livelli, grazie ai comuni che insieme ai enti del terzo settore promuovono progetti di integrazione sociale andando oltre le mere pratiche assistenziali dei centri di accoglienza straordinaria. Allo stato attuale i comuni partecipano a dei bandi biennali. La riforma dello SPRAR dovrebbe consentire agli enti locali di presentare un solo progetto e dopo che quest'ultimo viene approvato, il loro accreditamento sarà permanente. Secondo i dati forniti da Infocamere, al 30 giugno 2016 sono 5.943 le startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese, in aumento di 504 unità rispetto a marzo 2016. Il settore più diffuso è quello dei servizi alle imprese, che vede impegnate più del 70% delle start-up. Nello specifico, la maggior parte delle imprese innovative fornisce software e consulenza informatica alle aziende più grandi ed attive da più tempo sul mercato. Per quanto riguarda la composizione, ci sono molte start-up composte da giovani, mentre sono solamente 813 quelle a componente prevalente femminile. La regione con il maggior numero di start-up è ancora una volta la Lombardia, con 1.285 imprese, davanti ad Emilia-Romagna e Lazio. La provincia più prolifica invece è Milano, davanti a Roma e Torino. Passiamo al mondo della cooperazione. La presidente di Confcooperative Toscana, Claudia Fiaschi, è intervenuta a Pisa nel corso del seminario sul nuovo codice degli appalti, presentando una serie di proposte per migliorare il sistema delle gare ad evidenza pubblica. Secondo la presidente Fiaschi, nel nuovo codice dovranno essere specificati meglio alcuni aspetti. Sarà necessario innanzitutto definire in maniera puntuale i requisiti di accesso dei soggetti al mercato. Dovranno essere introdotti dei criteri di rating sociale, ambientale e reputazionale delle imprese e trovare degli indicatori sulla qualità dei contratti eseguiti. Promuovendo la qualità delle imprese e verificando il loro impatto sociale ed ambientale, sarà possibile valorizzare il ruolo della cooperazione sociale e contrastare le false cooperative. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Si terrà a Venezia il 15 e il 16 luglio la Biennale Innovazione, un evento promosso da Intesa San Paolo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Parteciperanno all'iniziativa 70 imprese che hanno saputo innovare e resistere alla crisi. I soggetti selezionati avranno la possibilità di assistere a seminari sui temi della distribuzione, dell'economia dello scambio, della crescita dei consumi e della produttività smart. Queste le notizie del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a domani.